Benvenuti signore e signori su Enjoy Eccomo a Channel! cuccia. Allora, ho fatto presentare lei perché nella posta precedente dell'altro martedì hanno detto: Caterina, ma tu non parli mai, parla sempre lui. Quindi abbiamo cercato di accontentare, come diciamo è il nostro intento, abbiamo cercato di accontentare anche i nostri amati fans che ci seguono da tutto quanto il mondo, anche dalla I miei. Repubblica d'Irlanda. Ecco, adesso prego, procediamo con la posta del martedì, anche perché le ho detto, postiamo la posta. E non ha capito neanche il senso. Comunque, Va procediamo. Chi bene. è il primo che ci scrive? Allora ci scrive Ricky da Empoli che domanda: qual è la vostra serie TV preferita? Allora, una serie TV è un mini film, cioè di 40 minuti, però ha molte puntate, molte stagioni. Tipo Don Matteo. Sì, tipo Don Ah, Matteo. serie TV preferita, che gli rispondo prima, io rispondo Sì, di vai, voi dopo. rispondi prima Allora, tu. serie TV preferita. Per il momento ancora non ho la serie TV mia preferita, perché vabbè, te lo dico, però non dite niente a nessuno. Sto diciamo cercando di completare un progetto. Per una serie TV, quindi per il momento ancora non ho nessuna serie TV preferita. Avrò la serie TV preferita quando ci sono anche Ma altre la fai da serie. solo? No, insieme agli altri attori, pure camera, registi. Ok, allora la mia serie TV preferita è La Casa di Carta. Cioè, l'ho iniziata ieri, ma la stramo. Casa di carta. Cioè, scusa, no, Sì. cioè, scusa, ecco, adesso faccio un po' di carta, no? Voglio vedere una cosa, no? Ah, scusate, signori, scusate. La guarda, ma supponiamo che facciamo questa casa di carta, no? Non questa casa di Cioè, carta. ah, non mi interrompere, adesso vediamo che abbiamo fatto questa casa, no? Dove cazzo ci entri poi? Dove ci Beh, se la entri? fai grande. Comunque, andiamo avanti. Ah. Vedi la casa di carta? Vedetevela, io la amo, io la Non stramo. sponsorizziamo la gente. Ok, perché la casa di carta il produttore non ci paga. Non ci pagano un cazzo. Ok, andiamo avanti. Domanda numero 2. Allora, Francesco ci scrive dalla Germania. Germania, azzo, siamo ricercati Pure, anche. forse è un italiano che è partito, magari. Ah, può darsi, può darsi. Nella scorsa settimana Giovanni ha detto che ci avrebbe aiutato anche ad uccidere la suocera. Azzo, è Come posso interessante. fare visto che vuole venire ad abitare con noi? E Comunque, secondo me hai fatto le scuole basse perché non sai neanche leggere. Comunque, non. taci. Insomma, non mi Allora, interessa. caro Francesco, io, diciamo, non ti ho detto che per forza bisogna uccidere la suocera, attenzione, non ho detto che per forza dobbiamo uccidere la suocera, però visto che vuole venire ad abitare con te, non c'è bisogno che l'ammazzi. Perché a tua suocera puoi anche dirle, guarda, diciamo, come si vuol dire? Diciamo, ti concedo un angolo della mia casa, ti faccio stare in quell'angolino. Tu cosa fai? Tu hai la casa rotonda e hai finito, quindi siccome non c'è un angolo non può venire ad abitare con te. Ed è semplice, non ci vuole per forza. Google! Procediamo con la Con la terza terza domanda, domanda. sì. Allora, Siciliano scrive: mi chiamo Cataldo e ormai sono 4 mesi che io e la mia ragazza siamo lontani. Oltre al fatto, come ben potete immaginare, sono anche 4 mesi di astinenza. E sottolineo astinenza. Sì. Io la sento lontana anche nel rapporto. La sento fredda. Non risponde in tempi brevi ai miei messaggi. A volte possono passare delle ore. Secondo voi, cosa dovrei fare? Più che domanda mi sembra un romanzo di Giovanni Pascoli. Non ne passo. Allora, caro Cataldo. Cataldo, cugino di Leopoldo, secondo me il tuo problema è che non inzuppi più il. Si inzuppa il biscottino! Numero due, la senti fredda, secondo me, se la senti fredda è perché evidentemente a casa non hai riscaldamenti. Camino caldaia, vulcano, impianto a pavimento, questi sono altri tipi di tipologie, di problematiche. E poi un'altra cosa, se la senti lontana, perché se gli mandi 45.000 messaggi in 2 minuti, è normale che quella si va
due palle piene e non ti risponde. Comunque, io ho una soluzione. Comprati una bambola gonfiabile e costruisci con lei una relazione. Però fai attenzione, perché se comincia a bucarsi potrebbe finire questa relazione. E infatti possiamo fare... Ho avuto una relazione con una bambola gonfiabile, ma poi è finita perché cominciava a bucarsi. Diri, diri. Capito? Io do un consiglio, ovviamente, come ragazza, perché ovviamente se mandi 25 messaggi ogni secondo, non credo sia una cosa normale. Io anche... Effettivamente. Cioè, no. Effettivamente. Caro Cataldo, cugino di Leopoldo, ma che nomi? Alla anagrafe, come ci scrivono? Con la penna o con la matita? Allora, procediamo avanti con la quarta domanda. Vuoi procedere indietro? Vabbè, dai, procedi. Allora, dai. Ho 3 ore per toccare, per farmi la camicia, non toccare. Ma Vanessa... La montagna... Proprio subito, su Vanessa proprio. Ma dobbiamo rifare tutto, dobbiamo rifare. Allora, chi è questo numero? Rispondi ormai. Non la sento, pronto, pronto. E chi sei, scusa? Mi hai preso per il culo scorsa settimana. Per 8 minuti, ma non mi riconosce meno chi sono. Pochi uomini. Oh, ah, sì, sì, sì. Chi è? Non ho capito. Luca Capuano. Innanzitutto, stai calmo che sono in diretta. Luca, stai calmo che sono in diretta. Luca, stai calmo. Luca, stiamo facendo un video. Allora, cosa? Non ho capito, ripeti. C'è Spuglio io! Effettivamente. Pure che gli dai ragione! Ah, Luca, i miei capelli piacciono, capito? Un po' di trucco, un po' di rossetto ti migliora, sembra un cespuglio rimasto. Oh! Ah, Luca, innanzitutto io voglio sapere... Ma è mo' della linguaggio! Perché sei così arrabbiato? Perché sei così arrabbiato? Perché? Non vengono urli, già quando parli normale sembri un uomo, se urli poi figurati. Ma perché? Perché stai facendo così oggi? Perché? Cosa ti brucia? A me cosa mi brucia? Ma ti rendi conto che... Quel neurone che ti gira per vuoto, che ti sbatte da una parte all'altra in quella testa che hai, e quell'altra. Forse di tutti e due avrete un neurone, tutti e due insieme, forse. Ma io, perché sei così incazzato? Ma non te lo dice, perché non è anche incazzato. È così. Ah, vedo un po', mi hai preso per il culo, avanti avanti, per 8 minuti. Allora, eravamo rimasti, che era una messa in scena. Tu... Ah, tu eri già a corrente, eri al corrente. Assurdo tu. Questo. Che facevi uno scottò sulle... E cosa ho fatto? Lo scottò? Faccio qualche battutina. E no, tu come hai iniziato? Quell'imbecille lì. E volevo dire, ecco qui, signore e signori, Gabriel Garco. 2 hours later. Prima io stavo facendo spettacolo una serata, quindi posso fare quello che vuoi quando faccio una serata. Di sicuro non ti racconto a te. Vabbè, ma... Eravamo rimasti che il video era quello. Cioè, tu, abbiamo detto che potevate dirmi tutto quello che volete. E poi alla fine... E più debiti di quelli. No, voi l'aveva chiamato Raul Bova. 3 hours later. Ora cosa vuoi da noi ora? Cosa vuoi? Voglio delle scuse pubbliche in cui scusa. Scusa. Ragazzi, era tutto quanto uno scherzo, anche perché nello scorso video ho avuto un sacco di, diciamo, offese, perché hai offeso Luca, adesso potrebbe denunciarti, così con la... Era tutto quanto una messa in scena. Luca è sposato, ha 2 figli. Sì, 2 figli. 2 bellissimi figli, anche una bellissima moglie. Quindi Luca non è gay, ma anche se sarebbe stato gay, se fosse stato. Io con i verbi non sono molto... e quindi Luca è sposato, per tutti gli amici... Amici non amici, amici e amiche, Luca è sposato, quindi sì. abbiamo creato questo escamotage, e quindi a voi non vi resta soltanto che lasciare un like, iscrivervi al canale e condividere. E alla fine, woo!